Io mi chiamo Alex Carloni, lavoro per la cooperativa La Formica da circa 10 mesi. E di cosa ti occupi? Adesso mi occupo della pulizia dei parchi, dello specifico dello spazzamento di tutta la pedonale, di tutti i sottopassi, di rastrellare tutte le foglie, di guardare tutti i gazebi, tenere un po' pulito un po' in generale tutta la manutenzione che riguardano il parco. Alex, ma tu hai sempre fatto questo lavoro oppure ti sei occupato di altro nella vita? Ho fatto la scuola professionale, il centro Zavatta a Rimini, ho preso il diploma da idraulico e da tecnico caldaie. Nella mia vita ho sempre fatto più che altro questo. Ho fatto anche il muratore, ho fatto l'imbianchino, diciamo che i lavori li ho fatti un po' tutti. Quanti anni hai, Alex? Io adesso a maggio, il 25 maggio, faccio 38 anni. Se ripenso un po' alla mia storia, di tutto quello che ho fatto, l'unica cosa che rifarei è la comunità, che comunque sia mi ha dato tanto, spendermi per gli altri e come gli altri si sono spesi per me, io voglio ricontracambiare nell'aiutare le altre persone, quelle più in difficoltà. Persone che comunque come me hanno avuto un passato difficile. Come sei entrato in cooperativa? Siccome che stavo cercando il lavoro e sono venuto a fare domanda. Poi comunque sono seguito anche dal CERT di Rizzone, che comunque mi ha dato una grande mano a inserirmi un pochettino anche tramite i tirocini nelle varie aziende. Ho fatto dei tirocini anche tramite l'Oial e il centro Zavatta. È brutto dire quando arriva un genitore a buttare un figlio fuori di casa, non è mai bello, però forse è stata proprio la mia salvezza, perché aver toccato il fondo e andare fuori di casa e fare comunque tanti mesi fuori al freddo, dentro di me si è accesa una lampadina che mi ha fatto capire che veramente era ora che facevo basta e mettevo la testa a posto. Cosa ti è capitato, Alex, se vuoi raccontare? Uscivo con delle compagnie nei bar e per non essere inferiore agli altri facevo un po' quello che facevano loro. Ho preso la strada dalla tossicodipendenza. Che età avevi? Ho iniziato che ne avevo sui 26, 25, 26. Cosa facevi quando ti è capitata questa cosa? Lavoravi? Lavoravo, poi i soldi comunque non bastavano mai. In quel momento non mi rendevo conto tanto di quello che stavo facendo. Quale tipo di sostanze hai cominciato? Facevo uso di cocaina e di eroina. Quanto tempo è andata avanti questa cosa? Ho iniziato comunque nel 2011. Per poi arrivare nel 2014 sono stato giustamente arrestato. Dove mi stai portando questa mattina? Al parco Bondi e al parco Fabbri, dove c'è il Pala Congressi. I due parchi che io comunque tutte le mattine vado a prestare servizio, oltre al parco Cervi e al parco Callas. Questo veicolo che stai guidando è un veicolo elettrico? È un veicolo elettrico, è l'N48, è un veicolo nuovo che mi hanno dato in dotazione a me per fare questi tipi di parchi. Mi fa molto piacere perché avere la fiducia comunque sia da parte di un direttore o di un presidente o di un responsabile non è cosa da poco e a me mi gratifica molto questa cosa qua. Vuol dire che comunque il lavoro che sto facendo lo sto facendo bene. Cosa ti piace di più di questo lavoro? Di questo lavoro mi piace molto lo stretto contatto con i miei responsabili e avere tante persone che mi circondano. Prima che entrassi in cooperativa conoscevi così la funzione di queste imprese che provano ad aiutare con il lavoro chi è stato in difficoltà? Conoscevo qualcosa perché facendo parte della comunità Papa Giovanni nel reparto comunque della disabilità io faccio il volontario nella cooperativa Il Biancospino di Rimini. Come è accaduto che sei riuscito a venirne fuori?
non riuscivo mai a capire quanto Eva basta, nonostante ho avuto due genitori che sono stati dei santi, perché ho portato alla disperazione un po' tutti quelli della mia famiglia. Poi un giorno ho capito veramente che avevo toccato il fondo e ho chiesto di andare in comunità. Come hai fatto ad arrivare a toccare il fondo? Che cosa era successo in particolare? Avevo perso tutte le persone che comunque mi volevano bene. Avevo perso la fiducia dei miei genitori, che per me è fondamentale. Avevo perso la fiducia della mia ex compagna, un po' la vergogna, il lavoro che comunque veniva a mancare. Quindi mi hanno portato a fare una scelta. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia vicina che mi ha dato una mano, e anche grazie a loro che io ne sono uscito. La mia zona è tutta questa area qua, che va fino al tutto sopra al Pala Congressi. Il giardino del Pala Congressi devo pulire, dove ci sono quelle panche in cemento, e la mia zona finisce di qua dal ponte, e da quest'altra parte arrivo fino al parco Callas del Sette Bello, dove c'è la metro mare. Alex, ma mi hai detto prima che qui durante il tuo servizio conosci un sacco di persone che ti avvicinano anche, no? Ti fanno i complimenti oppure ti danno delle indicazioni. Ecco, che tipo di rapporto hai instaurato con queste persone che in qualche maniera così sono anche contento di vedere un parco così bello sempre pulito? Ho restaurato un bellissimo rapporto con tantissime persone, perché c'è chi mi conosce da più tempo, c'è chi mi conosce da meno tempo, però spesso e volentieri mi fanno dei complimenti un po' per la manutenzione del parco. Per me la comunità è stata molto difficile, perché era basata su tante regole, dovevi condividere momenti insieme, dovevi fare ogni piccola cosa e ogni grande cosa. I caratteri erano tutti diversi e non è stato facile. Regole difficili però che ti hanno saputo aiutare, no? Regole difficili che a me mi hanno sì saputo aiutare moltissimo, perché se fino prima non riuscivo neanche a fare una lavatrice, lì ho imparato a fare gli impianti delle barche, perché comunque la Papa Giovanni a Forlì lavorano per la Ferretti, per gli impianti delle barche, quelle grosse, gli yacht. Diciamo, dopo questo periodo in cui tu hai ritrovato te stesso, come è arrivato poi il momento della scelta del volontariato? Cioè di attivarti personalmente per fare qualcosa tu per gli altri? Tramite Don Nevio della comunità Papa Giovanni, che comunque sia è una grandissima persona Don Nevio, nel senso che a me mi ha aiutato molto. Sono andato nella comunità di Maiolo, di Nova Feltra, dove ho fatto un programma di circa un anno e mezzo, e da lì ho intrapreso l'esperienza delle cooperative della Papa Giovanni, dove comunque ci sono persone disabili, persone comunque con problemi, persone anziane. Lì ho scoperto un mondo nuovo, perché comunque era la prima volta che facevo volontariato presso una struttura del genere. Diciamo che noi gli facciamo più che altro da educatori, quindi li portavamo in vacanza, a me ne avevano segnati due in camera, uno tra l'altro sulla sedia a rotelle. È stata una bellissima esperienza che ancora tuttora sto facendo, perché faccio ancora il volontario io alla cooperativa al Biancospino. Ti ricordi quando è accaduto che tu, la prima volta in cui tu ti sei sentito utile, nonostante i problemi che avevi, potevi aiutare qualcuno? Mi ricordo che è accaduto quando ho conosciuto Oscar, il responsabile della cooperativa al Biancospino, che è un uomo molto di fede. Mi ha fatto riscoprire un attimino i valori, no, diciamo, della cooperativa del Biancospino, che comunque mi dovevo rapportare con persone più fragili, persone comunque sia che, anche se hanno altri tipi di problemi dei miei, avevano comunque sia una persona in difficoltà, che venivano dalle famiglie un attimino, no, con difficoltà, e quindi ho intrapreso questa esperienza e sono circa 4 anni che io la sto facendo. È un'esperienza che mi ha segnato molto.
l'aiuto che loro mi hanno dato a me, io lo sto cercando di, nel tempo libero, perché comunque sia lo faccio nel tempo libero, ricambio verso gli altri. No, sto pensando alla tua mamma e al tuo papà, che magari hanno sofferto tanto e poi invece adesso quanto sono fieri di te. Io ho fatto soffrire tanto i miei genitori. Adesso che ne sono uscito e sono diversi anni che comunque sto bene, i miei genitori sono molto fieri di me, hanno ripreso fiducia e ci raccontiamo tutto e vogliono sapere del lavoro, vogliono sapere come va. Io adesso attualmente sono single, quindi comunque sia sto facendo delle nuove conoscenze, però di gente sana ho riscoperto che i valori della vita sono altri. Questi 10 mesi in cooperativa come sono andati? Come ti sei inserito dentro al, diciamo, allo staff, al gruppo di lavoro? Mi sono inserito molto molto bene, è una cooperativa che a me mi ha dato tanto, mi sto cercando di impegnare nel miglior modo possibile, ai responsabili o ai colleghi o comunque dal presidente o dal direttore, c'è un bel rapporto con tutti quanti. Diciamo che mi vogliono molto bene e io voglio bene a loro perché mi hanno dato una bella opportunità. Il tuo inizio non è stato proprio il massimo, ti stavi quasi arrendendo all'inizio. Non è stato, diciamo, dei migliori la prima settimana, perché comunque mi avevano messo nel reparto della raccolta, purtroppo non riuscivo e quindi volevo andarmene. Poi, grazie al direttore, che io stimo moltissimo, mi ha dato la possibilità di rimanere e poi mi hanno dato la possibilità di andare a fare lo spazzamento nei parchi. Alex, dopo questa storia così che mi hai raccontato e dopo questo percorso di 10 mesi in cooperativa per il quale ti sei ormai inserito ed è cambiata la tua vita, che cosa ti aspetti per il futuro? Quali sono i tuoi piani, i tuoi progetti? Per me pulire la città dove vivo ha un senso di gratitudine anche più verso i cittadini che comunque ci abitano. Diciamo che è la mia Rimini, perché comunque sì, io sono nato qui e sono cresciuto qua. Andare avanti giorno per giorno, sempre a testa alta, sempre con la voglia di andare avanti. Di dare sempre il massimo e avere la possibilità di diventare socio della cooperativa La Formica. Perché vuoi diventare socio? Vorrei fare un attimino un percorso come ho fatto anche alla Papa Giovanni, come sto facendo ancora alla Papa Giovanni. Tutto il lavoro che hanno fatto dietro di me lo staff, diciamo, della Papa Giovanni e che attualmente sta facendo la cooperativa La Formica, perché comunque sia mi sta dando la possibilità di riprendermi in mano anche la mia vita, perché già il lavoro è la base di tutto. Senza lavoro non si va da nessuna parte.